Grazie, bentornate sul mio canale. Quest'oggi sono in cameretta dei bambini col dinosauro che ci fa compagnia e sono qui perché volevo farvi vedere gli ultimi, cioè penso gli ultimi acquisti con i saldi fatti appunto per loro. Ho approfittato del fatto che siamo andati all'outlet, quindi alcune cose le ho acquistate ancora qua nella mia città e alcune cose le ho prese all'outlet, quindi comprando già cose di nuova stagione ho approfittato del fatto che ci siano ancora i saldi e quindi le ho pagate veramente poco. Quindi secondo me ho fatto dei grandi affari che vorrei mostrarvi. E prima di cominciare il video, però, di cominciare lo shopping, ci tenevo a farvi vedere la mia prima collaborazione, diciamo. L'azienda Stickets mi ha omaggiato delle etichette personalizzate perché ovviamente tra qualche settimana si comincerà il nuovo percorso scolastico, il nuovo anno scolastico, e per noi appunto è una nuova avventura perché Alessio non ha mai fatto asilo nido, quindi inizierà la scuola materna. E l'asilo dove andrà Alessio ci ha richiesto di personalizzare ogni cosa, anche addirittura le scarpe. Perciò l'azienda appunto mi ha inviato 142 etichette personalizzate che ho scelto io come personalizzare. E ad esempio vi faccio vedere così queste che sono quelle più grandi, con nome e cognome. Io le ho personalizzate con uno sfondo di cuoricini sull'azzurro e con il leoncino che è il suo segno zodiacale che rispecchia benissimo. Come vi dicevo, sono personalizzabili al 100%, sono 142 etichette. Ad esempio, in questo pack che hanno inviato a me, ci sono anche le targhette, le targhettine, queste qua da mettere negli zainetti o nei bagagli se fate un viaggio, e ce n'è due all'interno. Sono sia adesive che termoadesive, quindi da utilizzare con il ferro per mettere all'interno delle magliette o del grembiule per personalizzarle, ovviamente. Se ve ne parlo perché mi hanno concesso un codice sconto per chi mi segue, quindi se dovete acquistare anche voi delle etichette vi lascio nell'info box qui sotto, dove di solito scrivo la descrizione del video, il riferimento alla loro pagina dove poter acquistare queste etichette qua. E con il codice ROSIVIT7 avete diritto a un pochino di sconto fino alla fine di settembre. Quindi chiusa la parentesi collaborazione, vi faccio vedere lo shopping. Allora, partirei da Original Marines. Sono tornata da Original Marines perché comunque ho visto che ha tirato fuori altre cose e gli ho preso una magliettina in taglia 30-36 mesi, quindi 98 centimetri, che l'ho pagata davvero poco. Questa qua con il mostriciattolo, piccolo mostro di papà, giusto? Sì. E questa l'ho pagata, mi pare sui 3 euro, sì, 3,99 euro in saldo, quindi l'ho presa al volo. A parte che è carinissimo anche come punta di blu, mi piace un sacco. Poi per l'asilo non vedremo come utilizzarla. Poi gli ho preso una felpetta, sempre in taglia 30-36 mesi, bianca. Voi direte: questa è pazza a prendere bianco per i bambini, però gli stava benissimo. E poi bianca perché con il cappuccetto con la faccina del panda. È quindi bianca con le maniche nere, sempre vi dicevo 30-36 mesi, quindi 98 centimetri. E questa si sta nuvolando. E questa l'ho pagata appena 9,99 euro anziché 19,99 euro. Quindi è leggerina, quindi la utilizzerà a settembre, ottobre. E poi, se per caso gli riandrà, si ricomincia verso marzo-aprile a mettere queste tutte leggere. Comunque, insomma. Ho pensato che potevano essere dei buoni acquisti. Poi, sempre per Alessio, ho preso da OVS, questo proprio preso al volo così per caso, non ero neanche andata per acquistare per lui in realtà, ma ho trovato andando alle casse questo pantalone sempre da tuta, però leggerissimo, sembra quasi un pantalone del pigiama in realtà, in questa tinta petrolio. Che ho preso in taglia 2-3 anni, quindi sempre 98 cm, ma l'ho pagato appena 3 euro. Quindi, anche se lo utilizzerò davvero proprio come pantaloni per stare in casa, barra pigiama, per 3 euro, ho pensato che ne valesse la pena e quindi l'ho acquistato. E poi invece sono andata da H&M, questo all'outlet, però in realtà non fa parte dell'outlet, nel senso che non ha prezzi outlet, quindi sono andata sulla nuova collezione. E gli ho preso una felpetta che in realtà non ho pagato pochissimo perché ho pagato 25 euro, 24,99 ma che mi ha fatto impazzire. In taglia 2-4 anni, questa invece ovviamente è quindi 98-104 cm,
Questa è un po' più pesante, è proprio un nuovo arrivo, quindi questa la metterà sicuramente anche a novembre, dicembre, secondo me perché è veramente pesantuccia. Ed ecco il coccodrillo, quindi qua insomma abbiamo uno zoo in casa praticamente, tra panda, coccodrilli, elefanti. C'era anche il pantalone abbinato, era proprio un completo. Il pantalone mi pare costasse 19,99, però onestamente non mi piaceva il pantalone perché era semplicemente verde e aveva appunto questo disegno, questa stampa così come la pelle del dinosauro di lato come bande laterali e non mi piaceva onestamente il pantalone. Poi mi sembrava veramente tanto abbondante la taglia 2-4 anni, quindi ho deciso di non prenderlo, ho preso solo la felpa e l'ho pagata, vi dicevo, 25 euro. Questo è stato l'unico acquisto un pochino più caro che ho fatto. Poi passiamo ad Aurora, perché per Alessio... Ah no, c'è ancora Idexé per Alessio, sempre tute. Mi direte, questa lo vestirà sempre con le tute? Essenzialmente sì, perché comunque è pratico. E poi dovendo fare 5 giorni su 7 all'asilo... Penso che utilizzerà molto più tute che non pantaloni e jeans, che comunque li acquisterò e comunque qualcosa abbiamo già dello scorso anno. Ed Edexé per 19,95 euro, anche questo appunto, no, quei 19, lo scontrino l'ho buttato via. No, forse 15,95 euro, comunque su di giù, su per giù quella cifra, su di giù, su per giù quella cifra, ho preso questa tuta. Sempre col dinosauro, perché comunque siamo in fissa, vedete il nostro amico dinosauro, e questa 36 mesi, 98 centimetri, l'ho presa così rossa e blu, e con il pantalone grigio, questa mi pare ci fosse anche blu e gialla, però blu e gialla aveva la cerniera, essendo che io essenzialmente prendo sempre felpe con le cerniere, in linea di massima, prendo sempre quei modelli là, mi sono resa conto che ne avevo poche chiuse ed eventualmente se appunto sempre per il discorso all'asilo magari dovesse essere più utile questa, che lui non si toglie quindi che fa più fatica a togliersi, ho pensato di prenderla chiusa, così lo freghiamo in questo modo e il pantalone è grigio semplicissimo e non mi ricordo se l'ho pagato appunto 15, forse 15,95 euro. E poi appunto passiamo agli acquisti per Aurora. Allora, sono andata da Brooms che appunto ho trovato all'outlet perché qua invece non ce l'ho nella mia città e ho preso due acquisti, veramente, ho fatto due acquisti pagati davvero pochissimo. Allora, vi faccio vedere il primo che secondo me è un amore, Madonna, per bambina c'è veramente l'imbarazzo, cioè anche per bimbo sono tante tante cose belle, ma per bambina... Sarà che siamo donne, c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, per 5,84 euro in taglia 3 mesi, gli ho preso questa tutina, insomma, tutta attaccata, ecco come posso dire, questo pagliaccetto, così con la manichina, insomma, un po' frus frus così, e il collettino, questo fiocchetto sul davanti e questo pantalone con tutti i fiorellini, mi piace un sacco. Anche qua davanti ha tipo le balzette, un po' di rouge, diciamo. E vi ho detto, l'ho pagato 5,84 euro. Costava 29,95 prezzo intero. Outlet era 19,47, ancora con i saldi 5,84 euro. Quindi proprio regalato praticamente. E poi, sempre per lei, ho acquistato un altro. Questo qua invece lo userò come pigiama, ovviamente. Questo qua penso di metterglielo anche per uscire. E, insomma, era nel reparto abbigliamento, invece questo era nel reparto intimo. E l'ho pagato 3,88 euro, questo qua. Questo sempre pagliaccetto lungo, sempre con i piedini. E questo invece qua c'è scritto la mia mamma è il numero uno nel mio piccolo cuoricino. Quindi insomma io quando ho letto questa frase poteva essere anche orrendo, ma con questa frase non potevo lasciarlo lì. E niente, e quindi ho deciso di acquistarla. Che poi è il numero, è la numero, vabbè, però chi se ne frega. Poi da Chicco e direi che abbiamo quasi finito. Sempre per Aurora, ho comprato solo per lei. Allora, intanto ne ho preso un ciucciotto, il succhiotto quello in caucciù, che sto iniziando a darle perché altrimenti, come suo fratello, mi prende per il suo ciuccio vivente. E dato che insomma la prima volta uno si trova un po' impreparato col secondo figlio, magari cerca di rimediare agli errori fatti col primo, sto iniziando a darle il ciuccio.
Lei ha oramai 40, cioè oramai ha 40 giorni, quindi sto iniziando a darle il ciuccio. Il primo che ho acquistato appunto il succhiotto in caucciù, l'ho pagato qua nei negozi Bimbo Store, così 7,50 euro. Andando all'outlet l'ho trovato scontato 3,50 euro, quindi quasi metà, cioè insomma metà prezzo, e quindi l'ho acquistato. Però quello ovviamente non ve lo mostro. Poi ho preso uno spazzolino da denti per Alessio, quindi ho messo tutto di là. E invece per Aurora ho preso, vediamo adesso con lo scontrino alla mano. Allora, come abbigliamento ho preso quindi per 3,99 euro, direi che queste sì. Allora, 3,99 euro questa t-shirt in taglia 6 mesi. Perché è un pochino più pesantina, non l'ho presa in taglia 3 mesi perché comunque è una magliettina ma è un po' pesantuccia. Quindi essendo che il 3 mesi secondo me lo metterà adesso a settembre, tra un mese, perché comunque è bella tracagnottina, il 6 mesi ho immaginato che lo metterà appunto verso gennaio. Questa con sopra un cardigan, una felpina. Ci voleva il 6, ecco, quindi gliel'ho presa così con questo cuoricino e sempre queste balzette in fondo. Io sapete che sono per balze, rouge, tutto quello che pizzo di San Gallo, chi più ne ha più ne metta. E questa appunto l'ho pagata, allora vi dicevo 3,99 euro. Poi ho preso il cardigan, qua ho mischiato tutto. Questo cardigan invece l'ho preso in taglia 3 mesi, quindi 56 cm, chicco, poi veste poco, per esperienza con Alessio, ho notato che veste un pochino. Questo qua di questo rosa confettino, con questa stellina qua con i brillantini, con le taschine davanti. Alessio ne aveva una molto simile da maschietto, ovviamente, quando aveva più o meno la sua età. E questa qui è leggerina, quindi è una felpina, però all'interno è sempre cotone. E garzata, diciamo, e questa l'ho pagata 3,25 euro, mi pare. Sì, 3,25 euro. Poi non so perché hanno staccato tutti i prezzi, quindi sì, devo calcolarlo dallo scontrino. Poi ho preso il leggings, anche questo 3 euro e il leggings, anche questo sui 3,50 euro, 3,60 euro. Perché costava prezzo outlet 6,49 euro. Ho trovato veramente tutto super scontatissimo, le ultime cose saldate. E questo qua l'ho preso semplicissimo, dello stesso identico colore della felpetta, quindi un leggings che serve sempre. E poi ultimo capo, questa magliettina. Questa invece l'ho pagata un pochino di più, mi pare, sugli 8 euro, no, 7,40 euro, quindi insomma. Aspettate che qua non ci sto capendo più niente. Sì, 7,40 euro. Come si può dire? Questa maxi maglia, se così vogliamo chiamarla. E insomma, è un mini vestitino, diciamo, da mettere poi con il leggings sotto, sempre con questo cuoricino qua. Però praticamente è doppio, quindi un pochino più pesantuccio, e questo gliel'ho preso in taglia, se non sbaglio, 3 mesi. Sì, perché questo alla fine penso che metterà questo e non gli metto altro sopra, con il leggings per sotto, e appunto in taglia 3 mesi. Di listino questo veniva 29,99. Insomma, io 29,99 non l'avrei mai spesi per un vestitino così. Però, che poi si sa, metterà pochissimo, però pagato neanche 8 euro mi sembrava proprio un'occasione. E ultima cosa, ultima, questa magliettina che l'ho pensata anche sotto a quella felpetta, di questo ho preso taglia 3 mesi e mi piace un sacco perché ha questa bimba disegnata con questi fiocchetti come se fossero i codini dei capelli che sono però applicati, quindi non sono stampe ma sono proprio applicati, cuciti sopra. E questa anche l'ho pagata sui 3 euro, mi pare, sì, 3 euro e 3,99 euro questa, sì, 3,99 euro.
Quindi questo è lo shopping che ho fatto per i bambini, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, sì. Spero come sempre che questo video vi abbia fatto piacere, se così fosse mettete un mi piace, non voglio essere ripetitiva, ma vi dico sempre se vi fa piacere che mi trovate anche su Instagram come Rosy Vita da Mamma, iscrivetevi al canale perché ho notato che molte mi seguono ma poi alla fine non si sono mai iscritte, quindi se vi fa piacere aiutatemi a crescere nel canale. Vi mando un bacione, alla prossima, ciao!